Buongiorno, il mio nome è Lawrence M. Sudbury e in questo breve video vorrei presentarvi il mio secondo romanzo che si intitola I custodi della verità. Come già il mio primo libro, Fiction, Malta 1775, Il crepuscolo dei cavalieri, possiamo definire questo secondo lavoro come un romanzo storico, almeno in parte. Ma è anche un libro che parte da un'ipotesi di rilettura della figura storica di Yeshua, a partire da ipotesi che sono state formulate da parte dei numerosi storici della Chiesa, e almeno per quanto riguarda le parti ambientate in epoca contemporanea, di un giallo. Un libro difficilmente incasellabile, un genere predefinito dunque, e ciò avviene perché è un racconto che si dipana in tre periodi, corrispondenti a primo secolo, periodo riformistico e appunto contemporaneità. E in tre aree geograficamente lontane come Palestina, Europa continentale e Roma. Ciascuno di questi tre tronconi appartiene in qualche modo a un genere differente. Molti versi è come se si trattasse di tre libri in uno, con le diverse parti tenute insieme, beh, Umberto Eco avrebbe detto da un manoscritto, naturalmente. Ma procediamo con ordine e partiamo dal primo filone, da cui tutto si dipana. Come dicevo, da molti anni buona parte della storiografia ecclesiastica indipendente sta provando a delineare una figura di Rabbi Yeshua ben Yosef, l'uomo che i cristiani venerano come divinità con il nome di Gesù Cristo, molto diverso da quella che ci è sempre stata presentata, ripulita da ogni aspetto sacrale e miracolistico e al netto delle moltissime incongruenze storiche presenti nei Vangeli. Ebbene, dopo aver studiato e lavorato per oltre 20 anni nell'ambito della storia della Chiesa, proprio a partire dai miei studi, ho provato a immaginare un Rabbi Yeshua che si presentasse come quello che sono personalmente assolutamente convinto fosse, un leader nazionalista ebreo antiromano che agognasse l'unione di tutte le divisissime fazioni di Israele per liberare Israele stesso dal dominio dell'impero, instaurare su base religiosa toraica, un nuovo regno di pace e giustizia sociale per quello che doveva essere il popolo scelto da Dio per formare la società perfetta. A partire da questa ipotesi, ho dunque provato a rileggere in questa chiave ciò che i Vangeli, sia canonici che apocrifi, ci narrano della vita di questo Messia del primo secolo, che come altri in quel periodo di grandi tumulti, si presentava essenzialmente come un salvatore per volere divino degli ebrei dai soprusi degli invasori, e dalla progressiva laicizzazione che si stava operando socialmente fin dai tempi della denominazione seleucide. È emersa una figura totalmente differente sotto molti aspetti da quella che siamo abituati a immaginare, ma anche una figura molto coerente nel suo percorso storico. Ho affidato la narrazione di questo nuovo Vangelo a uno dei personaggi più misteriosi del Nuovo Testamento, quell'apostolo Tommaso, di cui in realtà non sappiamo, d'altra parte come per altri apostoli conosciuti solo attraverso soprannomi, neppure il nome, visto che Tommaso in realtà in ebraico significa solo, piuttosto curiosamente, il gemello, senza nessun'altra specificazione. Tommaso è una figura molto particolare nei Vangeli. A tratti ci appare come uno degli apostoli più vicini a Rabbi Yeshua, ma in altri punti, soprattutto dopo la morte del maestro, diviene una figura defilata, persino presentata negativamente. A partire da ciò, ne ho fatto uno dei sostenitori di quella corrente giudaistica e purista che risulta perdente nella evidente frattura tra apostoli che caratterizza il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli, in cui vince la versione internazionalista e divinizzante supportata da Saulo di Tarso e da Pietro. Ho immaginato allora che Tommaso, disgustato dalla piega presa dall'interpretazione degli insegnamenti del suo amico Yeshua, si sarebbe allontanato dalla Chiesa nascente e a molti anni di distanza, dopo la caduta di Masada, avrebbe raccontato la sua versione dei fatti, in contrasto a quella creata e divulgata dai discepoli paolini, che secondo lui, assolvendo sostanzialmente i romani dalla esecuzione del maestro e traslando ogni aspetto salvifico dal piano politico a quello spirituale, avrebbero annacquato e tradito il vero significato della predicazione messianica di Yeshua. Dal suo racconto
sarebbe nato un manoscritto che, perduto nei meandri della storia e sepolto nelle biblioteche delle comunità ebraiche, nordafricane e moresche, sarebbe giunto, molti secoli dopo, nelle mani di un giovane navarrino, Miguel Servet. Passiamo così alla fase più propriamente storica del racconto. Miguel Servet, più conosciuto in Italia come Michele Serveto, è stato uno dei personaggi più particolari del periodo riformistico. In sostanza potremmo definirlo come un super eretico, nel senso che nel 1500, per le sue teorie contrarie alla Trinità e alla divinizzazione del Cristo, venne considerato come un nemico tanto dei cattolici, che finirono per bruciarlo in effigie, quanto dei protestanti che invece, nella tetra Ginevra di Calvino, finirono per bruciarlo veramente, insieme al suo libro. Ma Servet non è stato solo un oscuro teologo radicale. Da giovane aveva servito alla corte spagnola come segretario di Fra Juan de Quintana, il confessore personale di Carlo V, con cui aveva seguito da vicino in prima persona il dibattito politico internazionale provocato dalla riforma luterana. In età adulta, in quella peculiare commistione di erudizione enciclopedica che caratterizzava la cultura del suo tempo, si era segnalato come commentatore della geografia di Tolomeo e soprattutto come medico di una certa rilevanza in Francia. Eppure quest'uomo, dai molteplici talenti, passò alla storia unicamente per il suo gesto folle di voler convincere ad ogni costo Calvino della follia del credo trinitario, che lo spinse, nonostante questi avesse già più volte condannato le sue teorie, a recarsi a Ginevra, dove finì i suoi giorni sul rogo. Da dove ha tratto Servet la sua teoria assolutamente radicalmente monoteistica, mi sono chiesto, dal momento che una negazione tanto radicale della divinità ontologica di Gesù non aveva precedenti nel pensiero cristiano, neppure in contesto ariano. Ho conseguentemente immaginato che attraverso il De Quintana, che in qualche modo nella sua posizione agiva da ministro della cultura ante litteram e che dunque aveva la possibilità di venire in contatto con tutto l'enorme patrimonio bibliotecario della Spagna post-Reconquista, Servet avesse potuto leggere lo scritto di Tommaso e su questo improntare la sua teologia. Proprio lo studio della teologia di Serveto ci porta al terzo filone del romanzo, quello che si svolge nella Roma contemporanea, all'ombra di San Pietro. Qui Eamon Doyle, ex gesuita irlandese uscito dall'ordine e divenuto ricercatore di storia della Chiesa del Trinity College di Dublino, si trova proprio per effettuare ricerche sul riformatore navarrino e, su indicazione di un vecchio amareggiato bibliotecario dell'archivio segreto, può esaminare le carte trovate in possesso di Servet all'atto del suo primo arresto in Francia, trovandovi il famoso manoscritto di Tommaso. Da qui inizieranno una serie di avventure che vedranno lo studioso pieno di dubbi sulla fede e in aperto contrasto con le gerarchie ecclesiastiche, implicato in una serie di vicende in cui troverà personaggi disposti ad uccidere perché le verità ufficiali su cui si basa la cultura occidentale non vengano neppure intaccate dal dubbio di una ipotesi alternativa. Ma non voglio dirvi altro per evitare di spoilerare il finale del libro. A chi si rivolge dunque questo libro? Direi innanzitutto a chi non ha paura di esaminare punti di vista ipotesi storiche che non si rifanno alla visione ufficiale della storia del cristianesimo, ma che, come mi ripropongo di mostrare in una futura serie di video, non sono solo e necessariamente pura invenzione per chi ha amato il codice da Vinci, ma si rifanno a studi internazionali che, per quanto poco pubblicizzati, sono in corso da decenni. In secondo luogo si rivolge a chi ama la storia, soprattutto la storia delle idee, e vuole scoprire o riscoprire sistemi culturali ormai molto lontani dai nostri, ma che per molti versi continuano a segnare il mondo contemporaneo. Infine, il romanzo si rivolge a chi ama un pizzico di crime nelle sue letture, con una componente gialla che, sebbene non preponderante, ha un notevole peso nell'economia del libro. Se vorrete approfondire questi temi leggendo il mio scritto, i link per l'acquisto sono in descrizione e, come sempre, io sono a vostra disposizione per chiarimenti e possibili dibattiti. A presto!